Raccontaci del Pitti, della collezione che state presentando. Ma questa edizione di Pitti per noi è molto significativa perché abbiamo finalmente completato il nostro mondo, la polveriera dove ci troviamo è uno spazio incredibile che può veramente raccontare quello che è il nostro guardaroba contemporaneo, quindi grande felicità, grande entusiasmo. Cosa significa guardaroba contemporaneo? Ma diciamo che guardaroba contemporaneo è un po' il mio modo per raccontare quello che è l'universo di Seas, che è un lifestyle brand da uomo e capace di ibridare vari generi, quindi in un guardaroba ormai di una persona che praticamente è quasi una borsa. Abbiamo sempre inteso il guardaroba come una borsa che continui a riempire o per le tue passioni o quindi per il tempo libero, per il lavoro, per lo spostamento nelle città. E Seas in realtà vuole proprio catturare questa dinamica di un uomo che vive in città, ha bisogno di spostarsi, quindi ha tutti i capi essenziali per essere sempre funzionale in comfort nella città, e poi con più o meno gli stessi capi, quindi con un concetto di grande versatilità, può vivere passioni outdoor, in particolare le nostre sono la vita al mare, la vita in montagna, quindi la vela, lo sci, con un concetto di lifestyle. E diciamo il modo in cui è costruito il prodotto, quindi questo guardaroba, è sempre attraverso un esercizio di coniugare innovazione e tradizione, qualità, quindi materie prime naturali o fibre nobili, con un'espressione molto active, molto performante, molto tecnica e confortevole per la vita di tutti i giorni e per la vita diciamo attiva. Quali sono le novità in fatto di materiali? Allora, sicuramente quello che vedete dietro di noi è il nostro cavallo di battaglia, che è il solaro, che è una reinterpretazione di questa bellissima materia che nasce dal militare, poi va nella sartoria e da noi trova una nuova anima tecnica, quindi è sicuramente una grande innovazione a livello diciamo sartoriale, perché unisce la lana e le sue proprietà con il nylon bio e con le membrane, quindi diventa tecnico, è una nuova applicazione. E poi quest'anno abbiamo introdotto anche la canapa, che è una fibra eccezionale sia per le proprietà di sostenibilità in termini di uso di acqua o chimici, sia dal punto di vista della performance, perché garantisce durabilità, anti-UV, ha delle performance straordinarie anche di coinventazione del corpo sia per il freddo che per il caldo, e poi ha un aspetto molto diciamo rough ma elegante, cosa che a noi piace. Grazie mille Franco. Grazie a te, è stato un piacere.